Fammi capire bene, tu come lavoro porti gli imprenditori fuori dall'Italia riducendo il reddito e il gettito fiscale all'Italia? Ma sei pazzo? Questa è l'obiezione più frequente che mi fanno coloro con cui chiacchiero per strada, incontro, insomma, nella vita quotidiana. Ed effettivamente è vero, io porto le persone insieme a Luca, portiamo le persone fuori dall'Italia. Ed obiettivamente, visto che lo facciamo in maniera del tutto regolare, portiamo le persone a dare reddito, gettito fiscale ad altri paesi. In alcuni casi gettito fiscale zero, in altri casi gettito fiscale ridotto, ma comunque portiamo gettito fiscale fuori dall'Italia. Questo è innegabile. Ora siamo cattivi e chi se ne va? È cattivo, ammesso che di illegale non c'è nulla, quindi non stiamo parlando, non è un discorso di legalità, ok? Ma c'è una questione morale, cioè chi se ne va dall'Italia è oggettivamente una persona poco raccomandabile, sta facendo del male all'Italia, ammesso che può farlo, ma sta facendo del male all'Italia, o forse sta facendo del bene. Vediamolo tra un secondo. C'è uno scrittore, uno storico americano che si chiama Paul Kennedy, che ha scritto diversi anni fa ormai un libro che si chiama Ascesa e declino delle grandi potenze, in cui descrive l'ascesa del capitalismo in Europa. Ebbene, come è nato questo capitalismo in Europa? È molto semplice. In Europa c'erano tanti staterelli. Questi staterelli avevano tanti sovrani. Ora, quando un sovrano chiedeva un prestito ad un mercante, ad un banchiere, questo banchiere glielo dava. Chi non darebbe il proprio prestito a un sovrano? Lo Stato non fallisce mai. Eppure a volte i sovrani non pagavano. Ora, che cosa succedeva quando un sovrano europeo non pagava? Il banchiere, il mercante, se ne andava nello Stato a fianco. Perché? Perché in Europa c'erano tantissimi stati. Tanti, 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 tanti. Per cui bastava semplicemente andare nello Stato a fianco, per cui il sovrano scorretto perdeva banchieri, perdeva mercanti, cioè coloro che producevano il reddito nazionale, e lo Stato falliva, veniva annesso da altri stati, o semplicemente ci si liberava di quel sovrano. Per cui in un modo o nell'altro i sovrani rispettavano i propri patti, cioè pagavano i debiti. In questo modo si è permesso ad una classe imprenditoriale, mercantile, bancaria, finanziaria di emergere in Europa. E poi è nato quello che noi chiamiamo capitalismo, che viene poi raccontato dagli storici come nuova classe emergente in Europa. Ok, la storia poi la sappiamo. Ma la causa è la presenza di molti stati e la possibilità da parte degli imprenditori di spostarsi ed andarsene dallo Stato che lo trattava male. Quindi, ma cosa succedeva in Cina o in India? In Cina o in India non c'era la pluralità di stati che c'era in Europa. C'erano due o tre regni molto grandi, a volte un solo regno, c'era un susseguirsi poi di regni. Nella fase iniziale c'erano molti regni, poi lentamente, come avviene spesso, c'è stata un'agglomerazione in un unico regno. Comunque c'erano pochi regni e se il sovrano non pagava un debito ad un mercante, ad un banchiere, non succedeva assolutamente nulla. Inoltre c'era una burocrazia mandarina in Cina, soprattutto, che era ostile ai mercanti, che insomma, facevano soprusi, imponevano tasse, gabelle, e quindi insomma non si è mai sviluppato una vera classe mercantile cinese. Tanto più che nel 1500, se non sbaglio, l'imperatore cinese, di cui non ricordo il nome in questo momento, affondò l'intera flotta navale cinese perché non voleva che la Cina si aprisse al mare. Credeva che gli sforzi che dovevano essere impiegati dalla Cina dovessero essere verso l'interno. Quindi affondò questa flotta, impedì poi alla Cina di esplorare gli oceani, come fecero il Portogallo e la Spagna proprio in quel periodo, poi seguì la Gran Bretagna e la Francia. E quindi insomma il potere statale impedì alla classe mercantile di emergere. Quindi per questi due motivi, poi è nata la borghesia, è nata in Europa e poi ha costruito il cosiddetto mondo borghese e tutta la cultura borghese che ha dato luogo alla rivoluzione industriale, poi anche al fascismo, al nazismo, al comunismo,
la crescita della tecnologia, insomma, tutto quello che è successo negli ultimi 300 anni è nato in Europa, grazie a questa cosa. Gli altri hanno semplicemente copiato. Quindi l'imprenditore italiano che se ne va via dall'Italia perché viene trattato male, sta veramente facendo un male all'Italia? O semplicemente sta facendo come facevano quegli imprenditori, quei mercanti, quei banchieri di 500-600 anni fa che se ne andavano in un altro stato perché venivano trattati male fiscalmente nel proprio paese di origine? Ed è grazie a questa capacità di movimento, di scelta, che poi i paesi europei hanno dovuto mantenere uno standard elevato nel Cinquecento. Non potevano fare soprusi troppo evidenti. Dovevano tenere la mano a bada i sovrani europei. E chissà che grazie a questa possibilità della globalizzazione di internet, di muoversi, l'Italia non capisca anch'essa che deve darsi una calmata, che deve abbassare la tassazione, che deve cominciare a dare più importanza agli imprenditori, che deve ridurre le pensioni, che deve ridurre la pesantezza dell'apparato pubblico, che deve rendere più efficiente l'apparato pubblico, che deve rendere più efficiente la giustizia. Quindi quando qualcuno ti dice: ah, ma tu vai all'estero, sei una persona cattiva, non stai evadendo le tasse, ma sei comunque una persona cattiva, rispondigli così, digli che in realtà tu stai facendo del bene al tuo paese, per i motivi che ti ho spiegato.